Un'altra delle mie più grandi passioni, al di là delle cripto, è quella del gaming. Sì, lo so, sono proprio un nerd. E recentemente ho scoperto questo progetto che si chiama The Sandbox, che permette di investire il proprio tempo, il proprio denaro, a seconda di quello che si vuole fare, nella costruzione, nello sviluppo e nel mantenimento di un ambiente enorme di gioco, il tutto costruito sopra la blockchain Ethereum, in quanto tutto, sia l'ambiente stesso sotto forma di terre, di land, sia gli asset all'interno del gioco, quindi le armi, i personaggi, i veicoli, le piante, tutto quanto, sia i giochi stessi, sono tokenizzati e quindi potenzialmente monetizzabili. I metodi, ve l'ho detto, sono due: investire il proprio denaro, quindi acquistare ad esempio le terre, che sono l'unità funzionale di questa grossa mappa sulla quale chiunque può costruire i propri giochi, e ovviamente le terre sono da avere o da chiedere in affitto per poterci costruire sopra. Quindi l'investimento in terre è l'investimento nel futuro di questa piattaforma, fondamentalmente. Si può investire il proprio tempo nell'andare a creare giochi, perché poi sono monetizzabili, nell'andare a creare asset che anch'essi sono vendibili, e c'è un fondo di incentivo che premia con denaro chi crea asset in questo primo inizio, questa fase di lancio del gioco stesso, e anche nel giocare, perché c'è questa logica del play to earn, ovvero giocare e ottenere certi obiettivi chiaramente permetterà di guadagnare token, e con quei token ci si può o convertire in token in Ether, ad esempio, piuttosto che acquistare asset digitali, piuttosto che interagire appunto con questo enorme mondo di gioco. È un progetto veramente affascinante e nel quale non solo io vedo questo potenziale, ma anche Atari e Square Enix, che sono due tra i suoi più grandi investitori. Buonasera amici criptoinvestitori e ben ritrovati a tutti quanti. The Sandbox è un progetto multisfaccettato, perché mette insieme tantissimi aspetti, tutti ugualmente affascinanti: la tokenizzazione, il gaming, il mercato del collezionismo digitale, gli asset digitali, e li mette tutti insieme in un'unica piattaforma che funziona bene, che ha un grosso potenziale. Ha raccolto una community di più di 10.000 persone in tutto il mondo, e adesso la community italiana sta crescendo tantissimo. A tal proposito, vi lascio anche il link di Discord sotto se vi va di farci un salto e scambiare due parole con gli altri interessati a questo gioco. Oggi cercherò di spiegarvelo, di raccontarvelo, quindi di farvi capire quali sono le sue logiche, come funziona e se e come può essere visto come una forma anche di investimento. Vi ricordo che se apprezzate sempre i miei video e i miei contenuti, cortesemente lasciatemi un like anche a questo video, che mi gasate ai massimi e a voi non costa assolutamente nulla. Iscrivetevi al mio canale e cliccate la campanellina, perché il tempismo nelle cripto è tutto. E se cliccate la campanellina vi arriva la notifica ogni qualvolta esce un mio nuovo video e siete i primi a vederlo. Infine, seguitemi anche sugli altri canali social, di cui trovate i link in descrizione. Ora basta chiacchiere e vi racconto The Sandbox. E che cos'è The Sandbox? Ammetto che faccio un po' fatica a rispondere a questa domanda. Cercherò di farlo nella maniera più semplice e veloce possibile, senza essere riduttivo, perché il rischio è veramente alto. È un ecosistema molto grande, molto inclusivo, che chiamare semplicemente gioco appunto è riduttivo, perché ha una componente di gaming, appunto, sulla quale ovviamente si basa, ma c'è anche una grossa componente di creazione e anche di investimento, perché comunque è da pensare come una possibile fonte di rendita sotto diversi punti di vista, investendo il proprio tempo oppure il proprio denaro, a seconda di quello ovviamente che si vuole fare nel partecipare a questo ecosistema. Come vi dicevo, la base di tutto è la componente di gioco, il gaming, nasce come gioco, un gioco che viene creato su questo universo che è chiamato Metaverse, che a sua volta è diviso in terre, che sono la loro unità funzionale, le land. Uno di questi quadratini che vedete qua è una land. Questi insiemi di quadratini, insiemi di lands, che sono 3x3 piuttosto che 6x6 piuttosto che 9x9, eccetera, eccetera, sono gli estates. Una land è un token sulla blockchain Ethereum, un token non fungible, quindi un ERC 721. Questa tokenizzazione e l'integrazione con blockchain Ethereum permette al lato collezionismo, investimento, proprietà di ogni bene interno a questo gioco di essere espletato al massimo possibile e
e nel miglior modo possibile, in quanto tutte le transazioni, eventuali compravendite o scambi, avvengono tramite smart contract in maniera totalmente decentralizzata e disintermediata. Una land quindi è l'unità funzionale di questo mondo, è un appezzamento di terra a tutti gli effetti, quindi una proprietà fisica all'interno del gioco, dentro alla quale si può costruire un gioco stesso, inserire degli oggetti, degli asset di gioco, che possono essere animali, piante, veicoli, armi, qualsiasi cosa che vi viene in mente, insomma, e ognuna di queste cose è anch'essa tokenizzata, ok? Quindi c'è la trasferibilità, la possibilità di collezionare, di possedere, di vendere e di scambiare tutti questi oggetti su un marketplace completamente decentralizzato. Questo è uno degli aspetti di investimento. Il possesso di una land, per ovvi motivi, è una forma di investimento, un po' come investire in real estate, in quanto se il gioco poi acquisisce trazione, come pensano alcuni dei più grossi investitori, tra cui Atari, che nel mondo del gaming, insomma, la sua la dice, ma non solo, perché anche Square Enix è un grosso investitore in The Sandbox, poi c'è MetaMask che ha voluto la sua parte anche lui di Lens, poi se cerchiamo in giro vediamo anche CryptoKitties, insomma ci sono un bel po' di nomi noti che credono molto in questo progetto, che effettivamente i numeri per riuscire ce li ha, perché le ultime prevendite di Land, la quarta ci sarà tra poco, sono state fulminate veramente nel giro di un battito di ciglia, quindi una proiezione del valore futuro nelle Land è vista. E non mi stupisce, perché per l'appunto la Land è l'investimento più strutturale, chiamiamolo così, nel mondo di The Sandbox. Il possesso di una land dà diritto a, innanzitutto, a una dire la propria nella governance del metaverse, quindi del decidere che cosa fare nelle votazioni future, eccetera, eccetera, la direzione che il progetto dovrà prendere. Ovviamente più land si possiedono e più si ha voce in capitolo. Inoltre, le land possono essere utilizzate, come vi dicevo, per crearci sopra dei giochi, quindi chi ha voglia di investire il proprio tempo nella creazione di giochi, i giochi sono monetizzabili, attenzione, perché se le persone partecipano al nostro gioco e magari mettiamo una forma di pagamento per accedere ad alcuni oggetti, per accedere ad alcuni potenziamenti, per accedere al gioco stesso, e c'è il token SEND, che è un token ERC20, che sarà lo utility token di The Sandbox stesso, noi ovviamente in quanto creatori del gioco avremo diritto alla nostra parte, alla nostra rendita sul gioco stesso. Quindi un gioco che noi decidiamo di creare, e c'è un software per questo e tra poco ne parliamo in breve, e avrà successo, ci garantirà una vera e propria rendita proporzionata al successo del gioco stesso. Dentro al gioco inoltre ci si può inserire degli asset, e adesso andiamo a parlare anche di queste cose. Allora, abbiamo capito le land che cosa sono. Il game, quindi il gioco stesso, è creabile attraverso un software che si chiama Game Maker. Questo software può essere utilizzato in maniera basic, ovvero prendere un template e andare a modificarlo aggiungendo un livello, aggiungendo una difficoltà in più, qualche cosina in più, insomma qualche piccola modifica, e poi pubblicare il gioco, oppure in maniera pro, del tipo che io vado a decidere il gioco dalla alla Z, quindi vado a scrivere gli script della trama, le interazioni dei personaggi, i dialoghi, le scelte di dialogo, quindi opzioni multiple, che cosa fare se succede qualcosa, un vero e proprio editor a tutti gli effetti. E questo gioco poi appunto è pubblicabile e utilizzabile o sulla mia land che possiedo, o altrimenti prendendo in affitto land di terzi, che ai quali ovviamente darò un compenso per questo affitto della land, e poi le utilizzo per il mio game. In questo modo io guadagnerò sul mio game, se ho bisogno magari di un appezzamento di land un po' più grosso e non ho intenzione di acquistarlo perché magari voglio prima provare a vedere come funziona, io pubblico il mio game su una land che ho preso in affitto, e intanto colui che aveva la land guadagna dall'affitto e io guadagno dalle entrate del gioco, meno ovviamente l'affitto che pagherò. È una logica molto real estate, vedete, è veramente affine come mondo. E questo è uno degli aspetti. L'altro aspetto è un aspetto più collezionistico, se vogliamo, che a qualcuno può interessare di più, a qualcuno di meno, ovvero la creazione degli asset all'interno del gioco. Perché ovviamente ogni gioco, in base a come sarà creato, come sarà strutturato, avrà bisogno di personaggi non giocanti, animali, veicoli, piante, costruzioni, ponti, insomma tutto quello che c'è dentro. Questi modellini 3D fatti a blocchi, appunto molto in stile Minecraft, sono asset e sono anch'essi tokenizzati. In che modo? In due modi, in verità. Possono essere o token ERC 721, se sono pensati per essere scarsi, unici,
vi faccio un esempio banale, che ne so, un'arma unica, rara, pensata per essere rara, e quindi ce n'è una copia sola nel gioco, e si introduce il concetto anche di scarsità e di collezionismo, o altrimenti ci sono gli asset che sono disponibili in n copie, e questo corrisponde a un diverso standard di token che è ERC 1155, ed è alla caratteristica appunto di essere non unico ma disponibile in n copie. Questi asset poi sono acquistabili e vendibili in un marketplace che è questo, come vedete. Ogni asset è contraddistinto da alcuni parametri unici che possono essere, in base alla categoria dell'asset, forza, velocità, difesa, eccetera eccetera, e inoltre ovviamente un parametro è la rarità. In questo caso di questo stegosauro ce ne sono 200 copie a disposizione, quindi ne sono stati creati 200, non ce ne possono essere 201, quelli sono e quelli rimarranno. Quindi si può decidere di acquistarlo, venderlo all'interno del marketplace di The Sandbox oppure su altri marketplace come OpenSea, che è un marketplace appunto di crypto collectibles, che al suo interno ha tantissimi scambi già addirittura prima dell'uscita del gioco nel mondo di The Sandbox. Come vedete, se clicchiamo su The Sandbox qua nelle categorie, vediamo già tutte le land, che sono ovviamente ciò che è più desiderato al momento, e anche alcuni asset che vedete vengono anche comprati e venduti per cifre comunque considerevoli. È molto interessante come idea. Quella relativa agli asset quindi è una forma di investimento, se così lo vogliamo chiamare, legato al collezionismo o legato all'investire il proprio tempo e la propria creatività per andare a creare noi stessi un asset, perché possiamo non soltanto acquistarlo sperando poi di rivenderlo in un futuro quando avrà più valore per svariati motivi, insomma il gioco che ha più utenti, piuttosto che vediamo che è un'arma particolare che è molto potente, cose di questo tipo, ma anche appunto la banale creazione. Quindi io sono un creativo, io sono capace di smanettare con questi programmi di creazione in 3D, voglio creare il mio asset e poi metterlo in vendita. Come faccio? Devo scaricare VoxEdit, che adesso è in beta, è un software che permette appunto la creazione di questi asset, la loro animazione, la definizione delle loro caratteristiche, della rarità eccetera, e vado poi a mettere, a pubblicare a tutti gli effetti questi asset, e inoltre inizialmente c'è un incentivo molto grosso, che è un fondo, che è il cosiddetto Creator Fund di 2 milioni di dollari, che consiste nell'incentivare la creazione di asset pagando chi decide di creare un asset e pubblicarlo da 10 a 1000 dollari per asset, ok? Si può fare l'application, ovviamente c'è da soddisfare alcuni criteri, e la cosa bella è che io creo il mio asset e non è che ricevo i soldi del fondo e poi non è più mio, no, è mio, rimane mio, e posso poi venderlo o utilizzarlo nel mio stesso gioco, quindi posso monetizzarlo ulteriormente. Come vedete quindi ci sono diversi modi per monetizzare il proprio tempo, il proprio denaro, a seconda di ciò che si vuole investire su The Sandbox. Abbiamo visto il discorso della creazione di asset, della creazione di giochi, che è un investimento soprattutto di tempo, del decidere di acquistare o vendere i diritti su un asset o il possesso di un asset o di un gioco, piuttosto che quello che per me è il più interessante in assoluto, è il discorso dell'acquisto delle land, in quanto il diventare landowner garantisce una grossa partecipazione dentro a questa piattaforma, in quanto è sulla land che poi viene costruito tutto. Quindi colui che possiede la land possiede a tutti gli effetti l'asset principale, quindi il terreno, l'estate sul quale eventualmente si può decidere di costruire e creare un gioco. Inoltre, come vi dicevo, c'è tutta una logica legata al real estate, ad esempio sulla qualità tra virgolette delle land. Vi faccio un banale esempio: tutte le land nell'intorno di quella proprietà di Atari si sono apprezzate tantissimo, vengono vendute anche a 10 volte tanto il prezzo iniziale, e soltanto adesso che il gioco non è nemmeno iniziato, quindi siamo in una fase puramente speculativa. Inoltre sarà possibile unire i proprietari di diverse land, si potranno unire insieme per formare un district, una sorta di quartiere a tutti gli effetti, per condividere un progetto comune e portarlo avanti insieme, magari creare un gioco insieme piuttosto che creare una società di affitto di land a chi vuole andare a creare un gioco lì sopra. Insomma, tutte delle logiche molto molto avanzate che poi solo il tempo ci farà capire meglio in che direzione andranno, perché ci sono veramente tante possibilità. Il bello di un gioco così aperto è proprio quello. Riguardo alle land vi do anche qualche dato, giusto per soddisfare la curiosità. Ci sono 4 round di prevendita, di cui i primi 3 sono già andati a prezzo crescente, ovviamente c'è uno sconto che la prima
prima prevendita era maggiore, ma vengono vendute meno land. La public sale sarà l'ultima, adesso tra poco c'è il quarto round di pre-sale, tra mi pare una decina di giorni circa, e saranno in vendita $43 l'uno, la land, e infine nella public sale saranno vendute tutte le rimanenti, cioè quelle sbloccate, non quelle di proprietà di Sandbox, a $48, che sarà il prezzo finale, quindi ci sarà la vendita di maggior volume. Fino ad adesso i pre-sale sono stati fulminati veramente in pochissimi secondi, quindi secondo me l'investimento più interessante in The Sandbox rimane la land. Ovviamente se poi qualcuno è in grado di andare a creare giochi piuttosto che creare asset, è assolutamente interessante anche quell'aspetto lì, perché il collezionismo digitale, il collezionismo tokenizzato è un settore che sta esplodendo, è veramente in crescita pazzesca, basta guardare i dati e i numeri per capirlo da sé, non ve lo devo neanche spiegare io. Che dire, se avete domande mi raccomando fatemele, perché così ne discutiamo, ne parliamo. Se volete entrare nel gruppo Discord, tra l'altro c'è una community italiana che conta già 200 utenti e è in continua crescita, c'è anche la community internazionale che ne conta più di 11.000, insomma il gaming e le cripto sono due aspetti molto affini sotto certi punti di vista, e chi ha interesse in uno spesso ha interesse anche nell'altro, e io sono uno di quegli esempi lì, ecco, giusto per. Ragazzi, vi faccio un carissimo saluto e alla prossima!